Ciao, sono qui sui Colli Piacentini alla True Adventure Off-Road Academy di Marcello Romano per incontrare un altro grande amico, Gian Claudio Aiosa, che si sta preparando alla Gibraltar Race e ora racconteremo assieme la sua storia. Che dici, Gian Claudio, lo fai tu? Sì, grazie. Sigla. La mia prima avventura fu un viaggio estremo che mi ha portato da Reggio Calabria a Capo Nord in sole 56 ore, dormendo per sole 3 ore durante questo tragitto. L'avventura che mi ha reso più noto è stata la Transiberiana da Record, da Milano a Vladivostok, 15.000 km in soli 13 giorni. Questa passione è nata da mio nonno che già negli anni 30 e 40 correva in moto in percorsi cittadini. L'anno scorso ho avuto la fortuna di poter partecipare alla Gibraltar Race, 9.000 km di strade sterrate da Atene a Gibilterra attraverso 14 nazioni d'Europa. Tenere d'occhio la traccia, i checkpoint durante la guida off-road è stato per me difficoltoso. Quest'anno parteciperò di nuovo alla Gibraltar Race, ma con un bagaglio di esperienza maggiore. Mi sto preparando sicuramente di più in palestra, ma ho deciso di frequentare anche i corsi della True Adventure Off-Road Academy per migliorare anche il punto di vista tecnico. Questo tipo di moto nasce per questi rally a lunga percorrenza, non ha bisogno di molti accorgimenti. Una cosa che ho fatto io è alzare il manubrio di 2 cm e mettere delle pedane maggiorate per la guida in piedi. Poi anche dei lubrificanti ad alte prestazioni sia per il motore che per le forcelle. Certo, poi va anche considerato il pneumatico giusto che possa essere in grado di affrontare sia l'asfalto dei trasferimenti che lo sterrato delle prove speciali attente. Sono Gian Claudio Aiosa e faccio dei rally raid in moto.